la Regione Marche ha smantellato gran parte dei servizi sanitari in questo territorio. La sanità deve essere vicino al cittadino. Non è possibile che per una visita specialistica occorra aspettare mesi o anni o avere un pronto soccorso a 60 km dalla propria abitazione. È tempo di governare per davvero. Alle elezioni regionali vota Stefano Aguzzi. Si è conclusa un'esperienza che rimarrà nel cuore di 30 giovani fanesi e che porterà a nuove interessanti collaborazioni per la città. Stiamo parlando del Gifoni Film Festival, che ha iniziato una collaborazione con il comune di Fano, mettendo in correlazione un'identità prettamente fanese come Fano Città delle Bambine e dei Bambini e uno dei festival cinematografici più importanti del globo. Un'occasione che porterà il nome di Fano in giro per il mondo e soprattutto un'opportunità di crescita a livello culturale e turistico. Nello specifico, la giuria fanese ha visionato due film al giorno per tutta la durata del festival ed espresso un giudizio che si è andato ad aggiungere a quello di altre 5.000 città. I giovani giurati, inoltre, hanno potuto parlare con registi e attori del calibro di Sylvester Stallone e Richard Gere. So, I'll always be very thankful to the festival for inviting me. Quindi sarò per sempre eternamente grato al festival per avermi invitato. La Regione Marche ha smantellato gran parte dei servizi sanitari in questo territorio. La sanità deve essere vicino al cittadino. Non è possibile che per una visita specialistica occorra aspettare mesi o anni o avere un pronto soccorso a 60 km dalla propria abitazione. È tempo di governare per davvero. Alle elezioni regionali vota Stefano Aguzzi.